Ciao a tutti e bentornati dopo le feste, quindi chi ha mangiato un po' troppo ha una ragione in più per lavorare due volte più forte. Quindi mentre continuo a fare un lavoro qui intermittente, che se continuate a seguire il canale YouTube vi spiegherò, voglio proporvi un'intervista completa questa volta di Matteo Bonicioli. Coach Bonicioli è probabilmente il migliore allenatore che non ho mai avuto. Abbiamo una storia con delle strade che si sono un po' incrociate, diciamo. Quando mi stavo allenando a Ostenda mi ha allenato, mi ha preparato per venire nel campionato italiano, il mio grande sogno. Mi sono ritrovato a Teramo, l'anno successivo è arrivato a Teramo, ma io sono andato, abbiamo giocato alcuni derby fra Avellino e Scafati, poi mi sono ritrovato sotto contratto con la Virtus, è arrivato alla Virtus ma ero infortunato, sono stato girato a Varese, quindi così non ho mai avuto il piacere di essere allenato durante l'anno da lui. È un allenatore che dice esattamente quello che pensa, questo lo rende sicuramente un personaggio o amato o odiato, come tutte le persone che non hanno paura di esporsi, e quindi mi sembrava molto interessante andare a vedere cosa pensa della figura dello shooting coach. Vi mettete a coppie? Ah sì, Matteo, mi ero dimenticato, Doom ha bisogno di te per un esperimento. Vogliamo vedere se premendo un bottone questa cintura brilla, nel senso che salta per aria, no? Saresti il primo kamikaze della pallacanestro italiana. Vedi, adesso la luce è rossa, quando viene blu salta per aria. Per cui ti ringrazio, è stata una bella collaborazione, buona fortuna. Ma io direi che per quello che ho vissuto io, le caratteristiche mentali paradossalmente sono addirittura più importanti di quelle tecniche. Nel senso, il non tiratore tira per tirare, il tiratore tira per far male agli avversari. Dal punto di vista tecnico è chiaro che io ho avuto delle grandi discussioni con dei miei colleghi a riguardo, cioè avendo imparato e copiato dalla scuola della ex Jugoslavia, la qualità degli arresti è fondamentale. Sostengo che il ritmo di rilascio della palla deve essere un lungo 1. Come meccanica di rilascio della palla e di apertura degli angoli, dal momento in cui gli angoli sono tutti chiusi al momento in cui tu rimani con gli angoli tutti aperti. E poi c'è un ultimo dettaglio che io onestamente non ho mai capito perché, ma mi sono accorto che i tiratori che rilasciata la palla rimangono col braccio disteso, rispetto ai tiratori che non appena rilasciata la palla ritraggono il braccio, i tiratori che rimangono a braccio disteso sono più efficaci di quelli che ritraggono il braccio. Ed è un esercizio in cui devono fare 8 su 10 da 3 punti per 9 volte, però ogni serie di 8 su 10 è confermata da 4 su 4 ai liberi. Per cui tu capisci che sei stato e sei un giocatore di alto livello, che il quarto tiro, anzitutto c'è un discorso non tanto di carico fisico ma di concentrazione, perché tirare 9 volte con l'80% a 3 punti è impegnativo, cioè non sei stanco ma la tua testa è molto, molto focalizzata sul fatto di fare canestro. E in più, stante che anche sul tiro libero cerchiamo di concentrarci molto, il quarto tiro libero di ciascuna serie è un tiro libero sul quale grava una condizione psicologica importante, perché nel momento in cui tu sbagli devi ricominciare da capo, cioè devi rifare un'altra serie. Allora, diciamo, là non c'è carico fisico, ma c'è un carico mentale molto molto alto. Allora, io credo che dipenda molto, anzitutto, e questo è banale dirlo, dalle condizioni strutturali di un club, cioè, voglio dirti, nell'NBA ci sono staff di 7 assistenti che si ripartiscono le competenze in maniera molto settoriale. In Europa e in Italia soprattutto, dove abbiamo impianti sportivi molto modesti, tante squadre che si allenano di sport diversi, è chiaro che per esempio in un'attività giovanile di non altissimo livello l'allenatore deve essere, più si abbassa il livello più l'allenatore fa tutto, dal fasciare le caviglie ai giocatori prima dell'allenamento a pulire il campo alla fine. Quindi in questo discorso settoriale è chiaro che
nell'NBA ci sono star dove c'è l'allenatore della difesa, dove c'è l'allenatore dell'attacco e dove c'è il capo allenatore che in qualche maniera si occupa della parte motivazionale e della parte di riassumere il lavoro fatto dallo staff, ovviamente concordato in precedenza. In questo senso io credo che in strutture nel quale l'allenatore deve occuparsi di tante cose, l'allenatore del tiro sia una figura comparabile al preparatore atletico piuttosto che all'allenatore dell'attacco, cioè uno specialista che si occupa di una parte fondamentale del gioco, perché tu puoi fare quello che vuoi, ma siccome diceva tanti anni fa un vecchio allenatore livornese, se non fai la canestra non vai da nessuna parte. Dove sei Luca? Luca! Fate solo tu e Matteo per poi andare quel pallone, un pallone con dei sensori che misura la tua parabola di tiro. Sono 5 minuti. Non gliel'abbiamo fatta misurare durante la Supercoppa perché sennò sarebbe stato piuttosto imbarazzante. E adesso ha giocato? No, ha giocato molto, ma non ha segnato un cazzo. Però adesso diciamo così, proviamo di nuovo.